We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock. Chiedere se possono spostare le bandiere un po' più sulla dall'altra parte. Ale. Dai, dai, prova. Thank you.
Pancello l'appoggia a Pondacco, Pondacco sale, palla al piede, la gioca lunga per l'inserimento di Ferrara, Ferrara per Rappetti, la fa sua Filippi e va a rilancio. Rilancio coi piedi di Filippi che la mette lunghissima, va a saltare Pancello, la fa sua Pondacco, Pondacco per Romano, Romano la allarga bene per Apicella, no per Apicella scusate, per il numero 11 Kerkez che la lascia sfuggire, ancora, ancora Romano per Kerkez. Ed è quasi gol, gran tiro, palla che esce di un niente. E andiamo alla prima conclusione dopo circa 5 minuti di gioco. Palla fuori. Sale, palla a piede, Cosentino che la mette lunga a cercare Ferrotti. La fa sua Pondacco che lotta come un leone, appoggia dietro la Picella che la dà in corvaia, che trova Rizzo, Rizzo ancora in corvaia. In corvaia la mette dalla parte opposta per Pancello. Pancello la allarga per Beani che la ritorna in corvaia, che la appoggia a Pondacco. In corvaia, anzi Rizzo sulla faccia sinistra. Appoggio per Kerkez, Kerkez palla al piede, cerca Ferrara, Ferrara contratto da Ottonello, perde il possesso del pallone ma interviene l'arbitro concordando un calcio di punizione in favore del Città di Savona sulla tre quarti di campo. La palla giocata larga per Incorvaia che la mette in mezzo. La controlla Romano, Romano va alla conclusione, respinge il portiere Filippi, palla pericolosa, non riesce a intervenire. Rappetti per buttarla dentro, spazza via la difesa della Spotornese. Pondacco sul pallone, la gioca lunghissima, gran pallone per Romano. Romano la mette giù, rientra, la mette in mezzo, gran cross. La spizzica il difensore della Spotornese, palla che rimane in possesso del Savona con Kerkez che va all'allargare dalla parte opposta col solito in corvaia, cerca di metterla in mezzo, pallone respinto, rimane in campo, la prende Briano. Briano, fallo in corvaia, fallo che poteva essere sicuramente... penalizzato con una ammonizione, perché un fallo sul giocatore che va via e sinceramente se ci scappava il cartellino giallo non c'era niente da dire. Va la battuta Zuzzi dalla parte opposta, anzi Sueta, Sueta va a calciare questo calcio di punizione dalla fascia destra, l'appoggia a Zuzzi. Palla aperta, la riprende Romano, la riprende Romano che la riperde, la riprende ancora Romano, un paio di rimpalli e la prende in corvaia che la mette lunga, doveva saltare di testa ancora una volta il numero 11 Fabretti che la mette fuori. Ancora Pondacco sulla palla, cerca Romano, interviene in difesa il difensore della Spotornese, la mette lunga e rimbastisce l'azione a Picella. A Picella che appoggia per Pancello, anche oggi capitano. Pancello cerca lunghissimo Romano. La spizzica di quel tanto che basta Zuzzi e la mette in rimessa laterale. Rimessa laterale in favore del Savona al limite dell'area di rigore. Rimessa laterale messa dentro l'area di rigore, purtroppo commentiamo come possiamo perché ci sono le bandiere davanti oltre che i tifosi del Savona, quindi magari daremo qualche secondo dopo il commento, ma se non riusciamo a vedere non possiamo fare più di tanto. Eccoci
all'impostazione della Spotornese con numero 7 Colombini, Colombino che cerca dalla parte opposta Briano che è lontanissimo. Spotornese molto guardinga con un 5-4-1. Savona che ha una leggera superiorità di campo. Per ora andiamo a marcare soltanto una sola conclusione di Kerkez fuori di poco. Pancello l'appoggia a Bova. Bova di piede appoggia a Picella che la gioca su Incorvaia. Incorvaia spittica lungo per Rapetti, la tocca un difensore, la fa su a Filippi e riappoggia a Daniele Sueta che la mette lunga per Ferotti. Ferotti obbliga alla rimessa laterale a Picella e la Spotornese porta su il baricentro della squadra. Rimessa laterale in favore della Picella, alla battuta Zuzzi. Rimessa per Briano, ancora Zuzzi, Briano non ci arriva, la mette su un difensore del Savona, la riperde Romano, ancora in Corvaia, la rimette su, la controlla molto bene Sueta che appoggia per Magnani. Magnani dalla parte opposta la spittica molto bene Colombino, palla in mezzo controllata da Rizzo che la rilancia ancora Sueta, Pondaco la mette lunga su Rapetti ma non ci può arrivare, palla lunga che arriva direttamente nelle braccia di Filippi. Capitan Cosentino laterale ancora su Zuzzi, palla fuori, va a battere in Corvaia. Scusate ma ci sono anche i fumogeni e mi stanno prendendo la gola, non riesco a commentare. Palla lunga per Romano che la gira di testa per Rappetti, non può arrivarci il pallone. Rimessa laterale in favore del Savona alla battuta in Corvaia. In Corvaia per Apicella. Pancello, Kerkez che non aggancia, riparte la Spotornese con numero pericolosamente con Magnani. Magnani per Ferotti, Ferotti cade a terra, Ferrara riprende la palla e risale, salta l'uomo e viene atterrato. Calcio di punizione in favore del Savona, il fallo era stato commesso da Barranca. Riparte a Picella, solito appoggio per Incorvaia sulla faccia sinistra, Pondaco. Pondaco la scambia con Rizzo, Pancello, Beani, Rizzo. Bellissima la finta di Rapetti, arriva Romano, non riesce a concludere. Ottimo recupero in fase difensiva da parte di Zuzzi. Riprende palla Ferrara. Ferrara l'appoggia dietro a Pancello. Pancello per Beani che l'appoggia al solito Pondaco. Pondaco, Rizzo. Rizzo si sgancia sulla sinistra, Picella. Rizzo cerca Kerkez col suo sinistro. Appoggia ancora Rizzo, Rizzo a Beani. Pallone che va in mezzo, esce il portiere Filippi che smanaccia, ma l'arbitro era intervenuto decretando un calcio di punizione in favore della Spotornese per un fuorigioco di Romano o di Rapetti, non abbiamo visto bene perché con te bandiere davanti non si riesce a vedere. Ho trovato la stabilità appoggiandomi al muro. Sono appoggiato al muro, ora sto bene. Sto facendo la telecronaca, amici spettatori, in una maniera proprio da supereroe. Mi ci mancano le ali per rimanere in orbita, per riuscire a vedere giocatori, palla, partita e tutto quello che succede.
pallone restituito alla Spotonese. Filippi va al controllo e va al calcio lungo col sinistro a cercare Magnani, che allarga a Colombino, che si fa fregare il pallone. Fondaco, Fondaco per la Picella, la Picella allarga dalla parte opposta per Incorvaia, e qua lo città città, stavolta il rinvio è lungo dove cerca di arrivarci Rappetti, esce Filippi, la svirgola, la fa sua Barranca. Barranca attende l'intervento di Ferrara per guadagnare una rimessa laterale. Rimessa laterale in favore della Spotornese. Intanto al mio fianco un grande ex giocatore dei campionati dilettantistici, Gian Di Maggio, conosciutissimo specialmente ad Albisola. Ciao Gian, come vedi questa partita? Guarda, per ora la sto vedendo a tratti, perché siamo sommersi dal pubblico e dagli ultras che sono tornati alla grande, quindi cerco di vedere tra una bandiera, una mano, un qualche azione. Il Savona mi sembra che stia spingendo, cercando il gol, e ha avuto già le sue occasioni. Speriamo continui così. Eh sì. Oggi è così, è difficile riuscire a vedere qualcosa. Adesso le bandiere non ci sono, quindi riusciamo a vedere qualcosa di più. La mette giù molto bene Rizzo. Rizzo l'appoggia a Fondaco. Fondaco a Picella. A Picella per Kerkez. Kerkez che la allarga per Beani. Ferrara tende palla sulla fascia. Kerkez la fa sua. Beani, Ferrara. Ferrara cerca Rappetti, Rappetti la lunga per Romano, la prende Zuzzi e la spazza lunga cercando Ferrotti, che viene anticipato. Rimbattisce l'azione Ferrara a metà campo, appoggio per Fondaco. Fondaco appoggia Rizzo, Rizzo Ferrara, sale Fancello, palla al piede, chiamato all'appoggio Fancello. Palla a Fondaco. Fondaco che la gioca da Picella. A Picella sale, palla al piede. E la mette fuori Otonello, la riprende Fondaco. La appoggia a Rizzo, che si fa fregare la palla dall'avversario. Ferrotti vince un contratto a metà campo e la va a appoggiare a Barranca. Barranca la gioca dietro Otonello. Otonello tiene palla, non viene attaccato da nessuno, sale, palla al piede, guarda lo schieramento dei compagni e l'appoggia a Colombino. Palla troppo lunga, fuori misura, la palla va fuori. Rimessa laterale in favore del Città di Savona. In carica della rimessa laterale Beani, che la gioca su Ferrara. Ferrara la gioca indietro a Fancello. Sale molto bene, palla al piede in Corbaia. Attende il pallone Romano, la palla viene lunga, respinta dalla difesa della Spotornese. Pallone spazzato via in Corbaia per Rizzo. Ancora in Corbaia. Corbaia la mette in mezzo a cercare Rappetti, che la va a colpire di testa, palla fuori. Forte chiaro, dai a ripetere tutti, no? Tutti quanti. Dallo secco per noi questo. Dino di posto che andiamo. Dino di posto che andiamo. Riprende il gioco, sale palla al piede Cosentino e sbaglia il passaggio, capisce tutto Rizzo, impattazione di contropiede, palla Rappetti, Rappetti si gira, un tiro mollo appoggiato al portiere Filippi, che blocca senza problema. Filippi guarda lo schieramento dei compagni, mette palla a terra e andrà a calciare lungo col suo sinistro. Palla che sorpassa a metà campo, due giocatori della Spotornese. La spizzica molto bene Briano per Ferrotti, che la mette dentro.
esce Bova, protegge palla, la fa terminare sul fondo e va alla battuta con i piedi. Bova l'appoggia a Fancello. Sale Pondacco, cerca palla lunga, Romano non gli arriva il pallone, cerca di evitare la rimessa laterale a Ferrara, ma la palla è fuori. Battuta con le mani di Zuzzi. Zuzzi la mette lunga, va a colpire di testa Rizzo, la riprende Pondacco, la larga per Ferrara. Ferrara, Rizzo, anzi scusate, in corvaia. No, Rizzo, ho detto bene. E la mette fuori Briano e va la battuta in corvaia. Palla per Kerkez, ancora in corvaia, c'era un fallo di mano, l'arbitro ha dato la norma del vantaggio. Pondacco va a guadagnarsi il fondo e si guadagna la battuta dalla bandierina. Va a incaricarsi del calcio d'angolo Ferrara. Siamo giunti quasi al 18° minuto. Andiamo a marcare questo calcio d'angolo che verrà calciato da Ferrara. 6 i giocatori del Savona dentro la di rigore. Battuta a cercare il secondo palo, ci arriva scoordinato e come può Rappetti, la tocca ma la palla va sul fondo. Non avrebbe potuto giocarla meglio, la palla lunga, contrattato anche dalla difesa, dalla Spotornese, della tocca e va, la palla va fuori. La tocca corta Filippi per Cosentino, dalla parte a porta per Zuzzi. Romano gli dà fastidio, Rizzo rimane sul colpo, si fa fregare la palla dall'avversario, la riconquista Picella che l'appoggia in corvaia, palla fuori. Solita battuta con le mani da parte di Zuzzi, va a cercare la palla a Ferrotti, vince in contratto Ferrotti con Zuzzi, cade a terra Kerkez e l'arbitro decreta il calcio di punizione in favore del Savona. Va la battuta Pondacco per il corvaia. In corvaia palla lunga a cercare Rappetti che è in fuorigioco. Intanto andiamo a vedere due parziali dagli altri campi. Il Borgo Verezzi è passato in vantaggio sul Masone. Borgo Verezzi 1, Masone 0. Altra partita, Albisole Multedo 0-0. Le timbro non pervenuta. Va a colpire in testa Kerkez. Con tutta la calma possibile e immaginabile, Magnani e Fabretti sulla palla. La calcia Fabretti, anzi si avvicina anche Briano. Vediamo chi dei due andrà a calciare questa punizione. La calcia Fabretti, secondo palo, va a colpire di testa, va a colpire di testa in corvaia insieme a Zuzzi, cappucciata, tutti e due i giocatori a terra, l'arbitro sospende immediatamente il gioco, entrano i due massaggiatori, speriamo non sia nulla di grave, ma si sono dati una bella cappucciata. Ricordiamo appunto il vantaggio del Borgo Verezzi contro il Masone, invece Albisola e Multedo rimangono sullo 0-0. Turno precedente,
gli anticipi di ieri hanno visto la vittoria in trasferta dello Speranza su una squadra ostica come l'Olympic per 3-2. Grande vittoria dei rossoverdi dello Speranza. Successo rotondo della lanciatissima Badese contro la Rossiglionese, 3-0, ancora una doppietta di Piu. E diciamolo pure che da quando la Badese ha preso l'attaccante che fa gol, la classifica gli sorride in una maniera differente. Piu è già la seconda, terza doppietta, questa sicuramente consecutiva. Il gioco è ancora fermo. Ragazzi e i tifosi non si fermano, il gioco è fermo ma i tifosi non si fermano, un sostegno da parte dei supporter del Savona non indifferente, questa è la spinta del dodicesimo uomo ragazzi. In piedi tutti e due i giocatori. Rimane ancora un po' a terra il giocatore della Spotornese che parrebbe aver avuto la peggio nello scontro aereo. Il giocatore del Savona è già pronto a riprendere il gioco, lo vediamo sulla linea di metà campo, invece il giocatore della Spotornese è ancora a terra. E necessita ancora di cure, ragazzi, quando si colpisce una testata in questo modo è sempre una cosa pericolosa. Una, due, tre, Savona! Diciamo che almeno un 3-4 minuti fermi ci siamo stati, ci sarà un recupero lunghissimo probabilmente da parte dell'arbitro. Riprende il gioco Bova, la mette lunga e restituisce il pallone alla Spotornese, anche se il pallone era del Savona poi alla fin fine. Comunque ben vengano questi gesti di sportività che sono sempre ben accetti. Pallone sparato lungo da Filippi, batte la palla a Ferrotti, si allarga Briano, cerca il dribbling Briano e l'appoggia dietro al mitico Sueta. Rispatta lungo il Savona, Sueta appoggia per Cosentino, palla lunga per Fabretti, ping pong e la palla la giochiamo indietro a Bova. Bova la gioca a Pancellu. Pancellu per Fondaco. Fondaco per Rizzo. Rizzo cerca Romano. Romano ancora Fondaco. Pancellu libero sulla fascia. Ferrara. Ferrara si accentra. Trova Beani. Beani per Kerkez. Kerkez la mette lunga sul secondo palo dove la va a prendere Romano. Romano contro Zuti. Romano dietro per Incorvaia. Incorvaia la mette in mezzo. Non la prende Rapetti. Palla lunga. Se la prende il solito Ferrotti che aveva rinculato. Palla lunga. Fondaco interviene. L'arbitro fischia il fallo, ammonisce il giocatore. Un fallo questa volta che
era fallo, ma contrattato un po' più con la spalla, era nettamente più un fallo da munizione, quello di 7-8 minuti fa. Questo che, secondo il mio punto di vista, la munizione è un pochettino eccessiva, l'arbitro interviene comunque e decreta il calcio di punizione, nel quale si incarica Fabretti e arriva come al solito Briano. Stiamo facendo il possibile per riuscire a farvi vedere qualcosa, purtroppo non dipende dalla nostra volontà, abbiamo il cavalletto altissimo al massimo, ma se davanti a noi il tifo sfrenato dei tifosi del Savona, che sono tutti in piedi, e in più sventolano le bandiere, noi non possiamo farci più di tanto. Non so se conoscete le tribune del campo Picasso di Quiriano, non sono su due piani, non c'è un posto dove poter riprendere adeguatamente e facciamo quello che possiamo. Pensate che io sono su una sedia nell'ultimo gradino della tribuna, sono su una sedia che è sopra i sedili, in piedi, a cercare di commentarvi la partita. Più di così, signori, non possiamo fare. Diciamo che quando Savona attacca dalla destra dei nostri teleschermi, chiaramente abbiamo una visuale migliore perché non ci sono le bandiere davanti alle telecamere. Quindi si fa quello che si può, come si suol dire. Esce Boba, la mette fuori su un rilancio lungo dalla Spotornese. Possiamo solo augurarci che quando ci saranno delle azioni pericolose o magari proprio le azioni dove c'è il gol, possiamo augurarci di riuscire ad avere la fortuna di poterla riprendere, però vi garantisco che più di tanto non si può fare, anche perché se il tifo del Savona si fosse spostato dalla parte sinistra della tribuna, come noi abbiamo chiesto del resto, ma se non intervengono dirigenti della società per darci una mano in questa situazione, noi non possiamo farci assolutamente nulla, perché se il gruppo che avevamo davanti a fare il tifo, ripeto, fosse quei 15 metri verso sinistra, vedremo molto di più. Comunque facciamo il possibile per accontentare la gente che ci segue. Rimaniamo sempre in contatto e arriva un aggiornamento da Borgio. Borgio Verezzi 1, Masone 1. Quindi è arrivato al pareggio il Masone. Diciamo che un 1-1 o la vittoria del Borgio può essere d'aiuto per il Savona, chiaramente. 0-0 sempre tra Albissole e Multedo, partita di cartello di questa 22esima giornata. La prima sostituzione della partita, entra il numero 18 Cossu ed esce proprio, mi pare, Zuzi, quello, il giocatore che aveva preso la testata precedentemente. Vediamo cosa cambierà nelle file della Spotornese dopo questa sostituzione. Rilancio per Rappetti. Rappetti cerca di saltare fallo a centrocampo per Otonello, fallo su Pondaco, è ammonizione giusta perché è un fallo a metà campo voluto, va a impattare con l'ammonizione di Pondaco. Quindi abbiamo due ammoniti, Otonello per la Spotornese e Pondaco per il Savona.
calcio di punizione sulla tre quarti. La gioca Pondacco per Fanciello, Fanciello Pondacco. Siamo giunti al 31esimo minuto del primo tempo. Palla lunga di Pondacco, rilancia molto bene la Spotornese, azione pericolosa da parte opposta. Si invola il numero 7 Colombino, che cerca la conclusione di sinistro e secondo me si vede nettamente che non è un mancino, mette la palla sul fondo. Però devo dire che ha fatto bene a concludere col mancino, perché aveva tutto lo specchio davanti, ci ha provato, quindi da apprezzare questa cosa qua. La palla è andata fuori in corvaia per Rappetti. Rappetti si fa anticipare, palla ancora per la Spotornese, Kerket la va a prendere. Contratta a metà campo, l'arbitro non interviene, riparte il Savona con Fanciello. Fanciello, Beani, Beani, Beani che rischia una ammonizione facendo un gesto all'arbitro un po' pericoloso, una cosa veramente inutile. L'arbitro ha fatto finta di niente e non lo ha ammonito, meno male. Questi gesti così fanciulleschi sono da evitare. La spazza lunga Beani, non va a colpirla Rappetti e la mette giù Pondacco, che imbattisce per Romano. Romano, Romano si guadagna il calcio di punizione. Va Rizzo alla battuta. Kerkez. Pondacco in mezzo a due giocatori, riesce a vivere l'impallo, cadono due giocatori della Spotornese, non c'è fallo. Intanto il giocatore sostituito non è il numero 2 Zuzzi, bensì il numero 8 Magnani. Magnani è il giocatore che è uscito per l'infortunio dopo lo scontro testa a testa con Incorvaia. Quindi non vedremo più il numero 8 Magnani. Palla in mezzo Rappetti, colpisce male male, palla altissima sulla traversa. Cambio di schieramento nelle file della Spotornese, che adesso gioca a 3 in fase offensiva. Ricordiamo che è entrato in campo il numero 16 Chessa. Colombino, Fabretti, suetta lungo a cercare il solito Ferotti, la ributta lunga. Interviene l'arbitro a fermare non si sa che cosa, riprende, va a riprendere la torre del Savona. L'arbitro fischia una rimessa laterale che, vedendola da qua, ci sembra assolutamente inventata. Comunque va la rimessa, Zuzzi, Rizzo, Romano la tocca con la mano, l'arbitro interviene, calcio di punizione. Quasi al 36esimo minuto, palla lunga di Suetta, palla pericolosa, Picella la mette fuori, si fa anticipare pericolosamente in corvaia, per fortuna del Savona la conclusione di Zuzzi è brutta e la palla va alta. Riparte a Picella, palla lunga di corvaia per Rizzo, Rizzo se la allunga, va a chiudere Suetta, sombrero e rilancio lungo per Ferotti. Ferotti non la prende perché la palla è uscita. Rimessa laterale dalla quale si incarica il solito Incorvaia.
segna per noi, vogliamo vincere. Attenzione, attenzione, aggiornamento da Albissola. L'Albissole passano in vantaggio col Multedo, Albissole 1, Multedo 0. Interrotta ancora una volta l'azione di Savona, ma la riprende Fancello. Fancello per Beani. Beani Kerkes, Kerkes Beani, Beani Fancello. Fancello. Beani, non si chiude il triangolo. Beani protesta un po' troppo con l'arbitro, attenzione perché sta rischiando un po' troppo. Boba a Fancello. Risale a Picella per il Corvaia. No, Ferrara passato dalla parte opposta. È arrivato Romano, si è invertito di posizione con Ferrara. Rimessa Rizzuti per il solito Fabretti. Pondacco. Pondacco. Che se la porta fuori. Riprende Ferrara, riconquista un buon pallone. Parte Romano la fascia destra, parte Romano la fascia destra. Romano si accentra Romano. Un tiro che poteva essere spizzicato di testa da Rappetti, che non si aspettava sicuramente quell'appoggio, era un tiro in porta. Se casualmente riesce a spizzicare la palla e la mette nell'angolo per il portiere, sarebbe stata notte fonda. Pondacco la rimette per Kerkes che non ci arriva. Lunga Zuzi, in Corvaia bene, palla giù. Kerkes in Corvaia. Pondacco. Kerkes. Pondacco. Kerkes. Apicella. Fancello. Pondacco. Apicella. In Corvaia. Rappetti non la controlla, Sueta la fa sua. Bella la palla in profondità, interviene Fancello a chiudere. Molto bene Fancello in disimpegno, palla per Beani, bravo Fancello, bella giocata. Sali Beani con sta palla, sali, forza! Romano la prende. Fallo di Barranca. Fallo di Barranca che protesta, non si sa cosa protesta perché fallo c'è tutto, è arrivato in ritardo. Rizzo la mette giù. Nessuno si muove, Pondacco sulla palla. Così come Colombino che si stacca. Rizzo gliela gioca. Ma la conclusione è rimpallata da Fabretti. La prende pericolosamente. La prende pericolosamente Ferotti che si infortunia. Palla fuori. Palla fuori. Probabile torta. E ancora gioco fermo. Al 41esimo minuto del primo tempo. Vediamo se l'arbitro decreterà un recupero di almeno 6 minuti, io direi, perché quasi 4 siamo stati fermi sull'infortunio per quella capocciata dei due giocatori. C'è stata poi anche la sostituzione, che ricordiamo che sono altri 30 secondi. Adesso siamo ancora fermi e vediamo quanto sarà poi il recupero. Vogliamo vincere. Sottolineiamo l'incessante tifo dei supporters del Savona, città di Savona. Vogliamo vincere.
l'arbitro Pallotta con mister Dorigo della Spotorniese, probabilmente dirà che farà un recupero lungo per i doppi infortuni. Cavallerescamente viene restituita nuovamente la palla ai giocatori della Città di Savona, che ripartono con Pondaco. Diciamo che superiorità leggera del Savona, ma un po' sterile. Qua un intervento dell'arbitro che decreta un fallo incredibilmente in favore del Savona. Vabbè, lentissimamente Filippi va a recuperare palla per appoggiarla a Ottonello. Ottonello guadagna i soliti 5 metri e va al calcio lungo. Calcio lungo, colpo di testa di Colombino, colpo di testa di Pondaco, la mette lunga Beani. La riprende ancora la Spotorniese, la prende Ottonello ma è fuori. Rimessa laterale in favore della Città di Savona. L'arbitro riprende Beani per l'ennesima protesta. Pallarizzo che se la fa soffiare. Pondaco l'appoggia dietro malamente a Pancello, che comunque la recupera e l'appoggia a Bova, che la dà dalla parte opposta a Picella, che la allarga a Incorvai. Ha preso controtempo, cerca di allungare per Ferrara che non ci arriva. Rizzo va a contrattare il centrocampista della Spotorniese, ancora una volta la riprende Incorvai, l'appoggia a Kerkez. Kerkez sale palla al piede e si fa soffiare il pallone da Zuzzi. Susseguentemente Kerkez commette fallo e batte Fabretti. È Rotonello che la gioca a Suetta. Suetta la mette lunga, la riprende il Savona, riparte Kerkez e la lunga a Romano. Romano si accentra ancora, non trova compagni, trova larghissimo Ferrara che la gioca sulla sinistra, dribbling con Zuzzi, l'appoggia dietro a Incorvaia che la mette dentro sul portiere. Filippi la prende e la porta avanti. Siamo giunti al 45esimo, vediamo se il signor arbitro ci indicherà quanti minuti effettuerà per il recupero di questo primo tempo. Rimessa laterale di Zuzzi per Suetta. Suetta la mette lunga ancora una volta per Ferotti, la riprende il Savona. Pondaco per Rizzo. Pondaco cerca dalla parte opposta Romano, la spizzica a Barranca. Beani per Romano Kerkez. Kerkez trova l'appoggio in Fancello, la palla è lunga per Rapetti, la passa a Filippi che l'appoggia a Suetta, che si libera con classe di Ferrara per appoggiare poi a Zuzzi a Briano, la prende a Picella, riparte Rizzo che la mette per Ferrara rallenta l'azione, riparte da Pancello l'appoggia a Picella ancora a Ferrara che se la porta direttamente in rimessa laterale, regalando la palla ai biancocelesti della Spotorniese. Questa volta la va a riconquistare, la perde di nuovo, fa fallo, punizione la quale si andrà a incaricare quasi sicuramente Suetta.
Infatti Zuetta colloca il pallone a terra, rincorta, palla lunga, calciata esternamente, palla che finisce in rimessa laterale. Battuta con le mani da parte di Incorvaia. Incorvaia cerca lungo Rapetti, colpisce di testa Colombino e Zueta la mette lunga. Pancello la mette giù come si deve, appeggiando a Kerkes. Kerkes Pondaco, Pondaco Ferrara che cerca Rapetti. Rapetti vede leggermente fuori Filippi, ma con un passo lungo completamente scoordinato cerca una conclusione impossibile. Palla che va lunga sul fondo. Filippi alla battuta. Battuta dalla parte opposta dove Zuzzi, contrattato da Ferrara, riesce a spizzicarla. Incorvaia cerca di prenderla, la prende Ferrara e anche Fabretti rimane a terra. Siamo giunti al 48esimo abbondante e andiamo a vedere sto calcio di punizione del solito Zuetta che la sventaglia. Luca esce, Boba la fa sua, cerca di ripartire, un recupero veramente ridicolo perché allo scadere dei 4 minuti l'arbitro fischia il termine nel primo tempo. A nostro avviso ci stavano almeno ben 6 minuti di recupero. Comunque ora ci fermiamo, ci riposiamo perché credetevelo che per noi oggi è veramente difficile e ci risentiamo tra un quarto d'ora. Al secondo tempo ci risentiamo, ciao a tutti.
Amici spettatori, amici sportivi, riprendiamo la cronaca del secondo tempo della partita Città di Savona Spotornese, attualmente sul punteggio di 0-0. Subito un'azione del Savona. Interviene l'arbitro per il calcio di punizione per un intervento col tocco di mano di Incorvaia su un rimpallo. Va la battuta il portiere Filippi. Non abbiamo visto nessuna sostituzione tra i 22 in campo, ricordando che è uscito nel primo tempo Magnani per infortunio, scontro testa a testa con Incorvaia, ed è entrato il numero 16 Chessa. Rimessa laterale in favore della Spotornese con Zuzzi per Suetta, la mette dentro, va a colpire a Picella. Ferrara fa la finta di andare contro la palla, colpisce invece il numero 16 Chessa. Ancora Ferrara porta palla, va al dribbling, salta l'avversario, palla fuori, vediamo se sì, rimessa laterale dalla quale si incarica Beani, palla lunga per Rappetti che la tiene. Ferrara gliela mette fuori. Colombino riparte Savona dalle retrovie con Fancellu che appoggia ad Apicella per Incorvaia. Ancora Apicella. Come vedete, adesso che c'è un attimo di calma, si può vedere la partita e si può anche commentare. Noi di RQ ce la mettiamo tutta per farvi vedere il possibile e per riuscire a commentare al meglio quello che sta succedendo. Per il resto non possiamo farci nulla. Riparte, palla al piede Ferrotti che si guadagna un calcio di punizione e Beani si becca la munizione. Intanto andiamo ai parziali. Dal Santuario, Le Timbro 0, Priamar 1. A Borgio Venezzi 1, Masone 1. Ad Albisole 1, Multedo 0. Da sottolineare, la Priamar in vantaggio sul campo del Santuario contro Le Timbro. E andiamo a seguire questo calcio di punizione in favore della Spotornese, dove si incaricherà probabilmente, secondo me, potrebbe essere Ferrotti, ma Briano che fa l'indiano potrebbe essere lui a calciare la punizione. Guardiamo un po' come va la conclusione. No, forte, infatti la conclusione è pericolosa. Bova la alza, un calcio d'angolo per evitare qualsiasi tipo di rischio. E andiamo al primo calcio d'angolo della ripresa, dove Fabretti va a calciare. La tocca per Briano, palla del Savona, si fa trovare scoperto, recupera Kerkes che la butta fuori di testa, la respinge ancora una volta Barranca, Pondaco la larga per Kerkes Romano, effetto a fallo su Fabretti, calcio di punizione per la Spotornese. Fa la battuta il solito Suetta la mette lunga, Incorvaia la colpisce di testa, Zuzzi la ribatte ancora, Rizzo la rimette avanti, Suetta la larga dalla parte opposta per Colombino palla al piede, Ferrara va a dar fastidio, non commette fallo secondo l'arbitro, riparte Kerkes che la appoggia a Romano, prende il controtempo, la porta a Zuzzi. Briano
Fabretti la larga a sinistra per Barranca, che si allunga, palla a Perotti, la mette lunga e Corvaia la spittica di quel tanto che mette fuori causa. Attenzione, prova la conclusione Briano, pallone colpito veramente male, palla che finisce altissima dietro la rete di recinzione. Bova, appoggio per Apicella. Bova per Apicella. Adesso è Romano, non riesce a far filtrare per Rizzo. Calcio di punizione a favore del Savona per una trattenuta di Duzzi su Romano. Va Pondacco al calcio. E ora, signori, quello che si riesce a intravedere lo vedete anche voi come lo vediamo noi. C'è poco da fare. Come detto precedentemente, facciamo solo quello che possiamo. Apicella la larga ad Incorvaia, che la mette a Pondacco. Pondacco la mette dentro a cercare Rappetti, anticipato Briano. Briano, buono il triangolo con Fabretti, interviene Pondacco che aveva intuito tutto e lascia scorrere il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale, battuta lunga, palla riconquistata dalla Spotornese. Rizzo, Pancellu, Apicella, Incorvaia, Romano. Romano cerca l'1-2 con Rizzo, palla messa fuori da Fabretti. Si va a incaricare dalla rimessa laterale Incorvaia. Incorvaia per Rappetti, che si fa anticipare, la spazza Suetta, la mette giù Perotti. Non posso commentare l'intervento dell'arbitro perché abbiamo la bandiera dei giovani ribelli davanti a noi che sventola tranquillamente. Marchiamo la punizione in favore della Spotornese. Seguiamo l'azione, poi passeremo a un altro aggiornamento. La palla che finisce calcio d'angolo, aggiornamento dal Santuario. Dalle Timbro è pervenuta al pareggio, Le Timbro 1, Priamar 1. Altro aggiornamento, Lido Square 0, Old Boys Rensen 1. Va la battuta del calcio d'angolo, il solito Fabretti. Fabretti alla battuta del calcio d'angolo. La mette corta, scambio con Colombino, Briano fuori, battuta da schemo Fabretti per Colombino, interviene Briano, un appoggio debole verso la porta, palla che finisce sul fondo. Va la rimessa lunga, Bova. Palla lunga, sorpassare la metà campo, non riesce a prendere la Rappetti. Ferotti vince un contratto, la fa sua Bova di nuovo, che la rilancia immediatamente lunga. Arriva col piede di testa Suetta con delicatezza e classe. Briano, la riprende Rizzo. Rimessa di Incorvaia per Pondacco. Pondacco. Pancello allarga dalla parte opposta per Ferrara. Ferrara, appoggio per Pondacco. Incorvaia, appoggio per Romano, completamente sbagliato. E palla che finisce in rimessa laterale. Un Savona, un Città di Savona che non decolla.
La Spotornese si difende bene senza fare le barricate, ogni tanto cerca di pungere con qualche azione non proprio di contropiede, e andiamo a una sostituzione. Viene sostituito il numero 10 Ferrara ed entra il numero, chissà che numero sarà con la bandiera davanti, non lo sappiamo, al più presto ve lo diremo. Conosco il giocatore, quindi il numero 15 Calcagno. Calcagno fa il suo debutto nel Città di Savona. È uscito anche Romano e al più presto vi dirò chi è entrato, perché qua è entrato il numero 20 Panucci. Quindi esordio credo per Calcagno, mi sembra di sì. Uscita piedi a pugni uniti di Bova che allontana, Fondacola mette lunga, Calcagno va a toccare sul primo pallone, Calcagno va a toccare sul primo pallone, salta l'avversario, si porta la palla sul fondo, la controlla, se la mette sul piede buono, va al cross, palla che finisce in calcio d'angolo. Calcagno, dicevo, ex Albissole, è un 1995, bomber di razza, vediamo se riuscirà a dare quella verve in più per la spinta dell'attacco del Savona, che in questo momento è con le polveri asciutte. Vediamo calcio d'angolo, calcio d'angolo, pallone messo in mezzo, non lo prende nessuno, non si sa chi lo tocca, non vediamo una mazza di qua chiaramente, perché con le bandiere davanti sembrerebbe un tocco di mano di qualcheduno, ma c'era un mucchio di avversari, non possiamo giudicare. La colpisce Kerkes, la riprende Fancellu, la riprende Fancellu, la va a conquistare nel piede di un avversario, la appoggia a Panucci che perde il pallone sul contrasto. Panucci che lo vediamo rientrare in surplus malgrado sia appena entrato in campo. Palla lunghissima di Filippi, cerca di colpirla Kerkes, non ce la fa, rimessa lunga di Beani, la prende Calcagno, un po' di ping pong finché non la mette giù Kerkes, che cerca Calcagno, che con una finta cerca di ingannare il difensore che non ha bocca, e Cosentino la butta in rimessa laterale. Panucci, Kerkes, Panucci, rapete, Panucci, la mette fuori, scivolata a Barranca, rimessa laterale in favore del Città di Savona, pallone per Kerkes, Kerkes per Beani, Kerkes, Kerkes si fa soffiare il pallone dall'avversario, pallone lunghissimo dove Fancellu l'appoggia tranquillamente a Bova e riparte a Picella. A Picella per Incorvaia. Incorvaia l'appoggia a Rizzo. Rizzo resiste alla carica avversaria, mette un pallone in mezzo dove non c'è nessuno. Suetta sull'appoggio di Filippi. Zuzzi non viene pressato da Rizzo, interviene Calcagno, fallo in favore della Spotornese. Va la battuta al solito Suetta che la sventaglia a sinistra dove Beani la colpisce e Panucci se la va a prendere d'anticipo sul numero 16 Chessa. Panucci ancora, avanza palla al piede, la taglia per Calcagno, pallone appoggiato indietro a Kerkes che se la fa soffiare dal numero, solito numero 16 Chessa. Fancellu, Fancellu, Beani, Panucci, Panucci, pallone in profondità, ci arriva Ottonello che la spara campanile, rinvia anche
Cosentino che prosegue il campanile, palla Pondaco, Pondaco per Kerkez, la fascia, pallone in profondità, peccato, il pallone in profondità per Calcagno che la gira, ottimo l'intervento di Filippi che la mette fuori. E siamo già giunti al 15° minuto della ripresa, abbondante. Andiamo a marcare, tocca calcio d'angolo, palla in mezzo, Filippi la respinge con i pugni. Va a Picella a prendere la doppiamente di testa. L'arbitro non interviene, palla ad allargare. Fancello viene a chiudere sulla fascia, la porta su, beh, molto bene Zuzzi, che la mette lunga su. Il numero 7 Colombino esce molto bene, Bova la mette fuori, ma l'arbitro aveva fischiato un fallo dello stesso Colombino e quindi Bova sale col pallone per andare a calciare la punizione. Bova appoggia Rizzo, Rizzo la riappoggia a Bova che appoggerà infatti a Fancello. Fancello dalla parte opposta per Beani, Panucci la gira su Kerkez male, sbaglia Otonello e la mette in rimessa laterale. Rimaniamo con i risultati precedenti: Gol Boys vince in trasferta 1-0, Borgio Veretti Mazzone 1-1, intanto riparte la Spotornese pericolosamente con Briano, Briano che l'appoggia al solito Ferotti, Ferrotti che cerca il compagno della parte opposta, pallone molto bene contratto dal recupero del centrocampista del Savora. Palla in rimessa laterale, dicevamo Borgio Veretti Mazzone ancora 1-1, Le Timbro prima 1-1 e ribadiamo ancora una volta Città di Savona, Spotornese 0-0. Sale, palla al piede in corvaia. Ancora in corvaia, non viene contratto da nessuno. In corvaia, buono il pallone per Rappetti. Buono il pallone per Rappetti che si libera, va a stringere lo spazio. Difensore della Spotornese che allontana, arriva di testa in corvaia che colpisce malamente di testa, mettendo il pallone in rimessa dal fondo. Sentiamo incessante il tifo dei sostenitori del Savona, un Savona che però non riesce a portare il vantaggio, la propria squadra non riesce a uscire da questo torpore, diciamo così. Rizzo fuga sulla fascia sinistra, mette il pallone a raso terra, la respinge il giocatore della Bicciola, prende Panucci che cerca la conclusione dal palo opposto, pallone colpito malissimo, palla che finisce 5-6 metri alla sinistra del portiere Filippi. E andiamo al calcio di rinvio da parte di Filippi. Ferrotti la spizzica, prolunga la traiettoria della palla, Beani la rimette per Fancello, Fancello per Apicella, Apicella appoggerà presumibilmente a Incorvaia, così è, sale Incorvaia, non c'è movimento, la viene a prendere Calcagno, che sbaglia il tocco, la riconquista, batti e ribatti sulla linea laterale, ancora una volta Calcagno la prende, e l'arbitro interviene decretando calcio di punizione in favore del Città di Savona per fallo su Calcagno. C'è stata una leggera trattenuta, sono riuscito a intravederla in mezzo alle bandiere e a tutte le teste degli spettatori tifosi che sono a vedere la partita. In carica del calcio di punizione Pondaco, buon pallone messo in area, nessuno va a colpire
L'arbitro fischia per una trattenuta in mezzo all'area di rigore da parte di Fancello, che poi cade a terra, ma era stato lui che aveva precedentemente trattenuto l'avversario. La solita battuta lunga di Filippi. Briano per Zuzzi, che ritacco cerca Colombino. Rinvio da difesa del Savona, brutto in rimessa laterale. Va la battuta a Zuzzi. Zuzzi va a colpire in corvaia. Panucci sulla palla. Pannucci sulla palla, l'appoggia a Beani. Pallone un po' molo, lento, però arriva lo stesso a Beani. Sale Kerkes, Kerkes, Beani. Beani la mette in avanti per Calcagno, che la mette in mezzo. Non ci sono giocatori del Savona. Filippi la fa sua. L'arbitro fischia un fallo in favore del portiere Spotonese per l'intervento di Rappetti. Ma... va a calciare Filippi per il solito Zuzzi sulla fascia destra. L'appoggia a Rizzo a Incorvaia, che cerca Apicella, Fancello, Bova. Pallone alto, va a saltare Calcagno. Calcagno batte, ribatte, Colombino la spizzica, va Rappetti a cercare di tenere il pallone. Panucci la prende, cerca di girarla verso la porta, il tiro è debole e la palla termina tra le braccia del portiere Filippi. Riparte la Spotonese con Briano. Briano che cerca come al solito Colombino. Palla fuori, calcio di punizione in favore del Savona. Ci mancavano anche Fumogeni per farci vedere ancora meno. E anche per farmi venire mal di gola. Allora Savona, palla al piede, riparte Beani che si spinge in avanti, pallone ripallato. Apicella sale, palla al piede. Kerkes. Kerkes si fa contrarre l'avversario, riesce a vincere due rimpalli. Cerca Calcagno. Calcagno la larga Rizzo. Rizzo prova la conclusione dai 22 metri. Pallone fiacco mollo che arriva tranquillamente nelle mani del portiere. Palla a centrocampo di Rizzo, ammonito anche Rizzo. Pallo di Rizzo su Briano sulla metà campo, che ha fermato una possibile ripartenza della Spotonese. Ammonizione netta e giusta, va al calcio di punizione il solito Suetta. Quattro gli avanti al limite dell'area di rigore della Spotonese. Palla lunga, cerca di andare a colpire Colombino ma non la prende. Pericolosa la palla, pericolosa, dopo un tentativo di rovesciata volante di Ferotti, rimpallata, contratta più che altro di testa da Fancello. La palla arriva pericolosamente a Briano che non trova la porta. Direi grossa occasione da gol per la Spotonese al 70° minuto. Partita povera veramente di conclusioni verso lo specchio della porta. Ci hanno provato un paio di volte Panucci e poco fa Rizzo, ma palloni deboli che non hanno impegnato sicuramente un portiere come Filippi. Beani al controllo. Pondaco la recupera molto bene. Pondaco, dobbiamo dire, oggi secondo me, a parte l'errore adesso, uno dei migliori in campo del Savona, se non il migliore in campo. Bova la mette lunga per Incorvaia.
Corvaia. La gioca male ancora una volta per Calcagno, palla fuori. Briano, Corvaia di testa, palla fuori. Battuta con le mani, non la prende Calcagno, contratto con Briano, fallo di Calcagno, intervento dell'arbitro, calcio di punizione in favore della Spotornese. E siamo giunti al 71esimo minuto, 19 alla fine, più eventuale recupero. Savona è imballato, non trova la... non riesce a sbrogliare la matassa. Spotornese ordinata, non ha corto fino ad ora pericoli e cerca di pungere ancora una volta con Colombino sulla fascia destra. Colombino va al cross, buon cross, lo fa suo Bova che cerca di andare direttamente al rilancio. Il rilancio è lungo a cercare Rapetti. C'era Calcagno nei pressi ma non è riuscito a colpire e la palla è andata tra le braccia di Filippi che la gioca male. Calcagno, 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 prova la conclusione da lontano, Calcagno poteva salire ancora un po', era un'occasione da sfruttare sicuramente meglio, è un pallone quasi appoggiato al portiere della Spotornese Filippi che rilancia ancora una volta lunghissimo. Sottolineo come la Spotornese praticamente non ha mai giocato palla partendo dalla propria area di rigore, palla bassa, ma dal portiere ha sempre inviato lungo. Palla nascosta dalla bandiera, i giocatori anche. Cerques la riesce a giocare con una finezza verso Rizzo. Rizzo che cerca di affondare, la gioca su Pondacco. Pondacco la mette in mezzo, colpisce veramente male. Palla che finisce sul fondo. E la partita si sta vediamo una sostituzione nelle file della Spotornese, esce il numero 7 Colombino, entra il numero 15 Orcino. Quindi giocatore più da centrocampo Orcino, giocatore dai piedi buoni, ex giocatore della Bistola anche lui e anche altri livelli. Fuori Orcino, fuori dentro Orcino per Colombino. Riprende il gioco. Fallo sulla fascia di Kerke. No, alla battuta Otonello. Pallone lunghissima, Ferrotti non la prende, Pancello lo contrasta bene, Bova la fa sua e la appoggia a Picella che la gioca su Rizzo. Rizzo Pancello. Pancello dalla parte opposta per Beani che sale, palla al piede. Beani, Pondacco, Rizzo, Pondacco. Pondacco aspetta l'avversario. Comunque il pallone arriva a Corvaia che la gioca su Calcagno che non riesce a prenderla. Viene su sulla fascia come al solito, il solito Zuzzi che cerca Sueta. Sueta contratto da Calcagno. Calcagno, Sueta, Sueta. Fallo di Calcagno che rischia la munizione, l'arbitro lo grazia. Sueta si prende la palla e si va a calciare l'ennesima punizione sulla metà campo della Spotornese. Questa volta tocco e corto per Fabretti, doppio scambio con Sueta, Otonello. Otonello dalla parte opposta per Barranca, Barranca Fabretti, Fabretti Otonello che la alza,
dove Pondacola va a prendere, Rizzo la gioca dietro per Apicella, che non può far altro che spararla via perché non ci sono giocatori del Savona. Kerket Beani, Kerket in profondità per Calcagno, Calcagno fa fuori Otonello, cerca una finezza per Rappetti ma non è arrivato la palla, pallone lungo ancora una volta per Briano, molto bravo Apicella come al solito, un gladiatore. Apicella sale palla al piede e l'appoggia sulla fascia per Calcagno, l'arbitro fischia un calcio di punizione per fuorigioco di Calcagno. Calcio di punizione del quale si incaricherà come al solito Suetta, che però lascia il portiere Filippi. Pallone lungo in corbaia di testa fuori. Il messa laterale battuta, Ferotti, se l'alza bene Priano, la alza bene Priano, la mette in mezzo, Fancello la rilancia, era pericolosa la palla. Interviene Apicella, alza la gamba Briano, commette fallo e va al calcio di punizione Bova. Altro aggiornamento dal santuario, la Priamar è passata di nuovo in vantaggio 2-1. Aggiornamento anche da Albissola, l'Albissola ha raddoppiato, mentre altro aggiornamento con partita finita, Lido Square 0, Old Boys 2. E torniamo a Savona Spotornese, bel pallone riconquistato da Rappetti che la larga bene per Beani, che l'appoggia a Panucci. Si chiamano una sostituzione nelle file del Savona, è uscito il numero 6 Pondaco, è entrato il numero 13 Barone. Che interviene mettendo subito la palla in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta da Zuzzi. Fabretti la gira per Briano che la mette giù. Buona la partita di Briano della Spotornese, onnipresente. Palla a Savona. Kerkes la allarga per Rizzo. Rizzo per Panucci che si fa anticipare ancora una volta. Beani l'appoggia per Kerkes che la tiene in campo molto bene. Barone allarga per in corvaia, ancora Barone e ancora in corvaia. Guarda al centro, bella la palla dove può intervenire Rappetti, esce, smanaccia Filippi, la mette fuori area dove la prende Barranca che la lancia lunga al solito Ferotti che è contrattato come sempre da Fancello. Ferotti che si guadagna una rimessa laterale. Ferotti si è guadagnato il calcio di punizione all'altezza della panchina nel Savona, va alla battuta Otonello che la mette ancora una volta lunghissima a cercare Ferotti, palla veramente lunga, Fancello la lascia scorrere e l'appoggia ad Apicella. Barone sale, palla al piede, Barone guadagna 20 metri e l'appoggia al solito in corvaia. In corvaia cerca molto bene Calcagno, ottimo l'intervento in scivolata di Zuzzi che la mette fuori. Zuzzi fuori,
va la battuta in corbaia. Palla per Panucci. Panucci cerca di metterla dietro per Barone, contratto da Fabretti, palla in rimessa laterale. Kerkez, Kerkez la gioca per il Corbaia che non la mette, palla di Barone, Barone che la mette dietro per la Picella che va alla conclusione, il tiro non è male, perché se scendeva aveva sorpreso un attimino Filippi che sembrava che poteva non arrivarci. Intanto siamo giunti all'81esimo minuto, va la battuta a Filippi ancora una volta, battuta lunga, battuta lunga di Filippi come al solito, la prende Orcino che tocca credo sul primo pallone, Zuzzi la butta lunga, Apicella la appoggia a Barone, Barone la allarga per Pancellu, sostituzione, no, è entrato il numero 16 anche nelle file del Savona che non abbiamo visto, che è uscito con le bandiere davanti, signori, proprio cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, ma di più non ce la facciamo a fare di più. Potrebbe essere uscito, vediamo un po' da quella parte lì, non vediamo più Beani, non vediamo più Beani, sì, è uscito il numero 2 Beani, è entrato il numero 16 Covelli. Palla messa lunga, controllo di Rappetti, la gioca indietro per Kerkez, Kerkez che la vuole spizzicare, la prende però Calcagno che la mette dietro dove sta per arrivare di corsa Barone, destro secco, raso terra, si accartoccia in parata plastica Filippi che blocca il pallone. 83esimo minuto, palla pericolosa, Ferrotti la tocca Picella, Barone per il nuovo entrato Covelli che non la prende, ancora Barone, Barone, Barone non riesce a evitare la rimessa laterale, Caramucce sulla linea laterale tra Ferrotti e il nuovo entrato Barone, per fortuna l'arbitro non interviene. Ah sì, numero 18, non era 16, mi suggerisco, numero 18 Ondiae è entrato al posto di Beani. Purtroppo oggi è così, signori, si fa quel che si può. Rimessa lunga, pallone pericoloso, la rimessa di Baranca spizzicata da un difensore, ma l'arbitro aveva fischiato un calcio di punizione del quale si va a incaricare Bova. Bova, palla lunghissima, la colpisce di testa Rappetti, palla che va indietro, Rizzo la porta, Rizzo, Calcagno l'appoggia per Kerkez, cerca Calcagno, va al contratto, molto bene, bravo, la pressione di Incorvaia obbliga Zuzzi a mettere il pallone in rimessa laterale. 5 minuti alla fine più recupero, ragazzi, 5 minuti alla fine più recupero, è una partita difficile. Palla messa in mezzo, la tocca al difensore della Spotornese, cerca di prenderla in Diae, la rimette mollemente in mezzo e riparte lo Spotornese pericolosamente con Briano. Briano palla al piede, cerca il solito Ferrotti, buona partita di Ferrotti che cerca di conquistarsi una rimessa, ancora Briano, Briano che cerca ancora Ferrotti e rinizia da Barranca,
Baranca, ancora Ferrotti. Che la perde su un Diae, la protegge bene e guadagna la rimessa laterale. Rimessa laterale a favore della Spotornese. Rimessa laterale di Fabretti per Briano. Scusa, di Fabretti, di Baranca per Briano. Fabretti, palla lunga fuori, rimessa dal fondo, e capiamo già che ci sarà la rimessa lunga perché i giocatori stanno venendo tutti verso il centrocampo. Pallone lunghissimo dove va a colpire Kerkes insieme a Calcagno, si ostacola alla vicenda. Riparte Briano che la allarga per Orcino, palla che va fuori, rimessa laterale di Corvaia, appoggio al pallone per Apicella, Apicella Rizzo, Rizzo per Barone, Barone per Fancello, Ndiaye che si fa soffiare il pallone dall'avversario, Ferrotti parla al piede, pericolosissimo qua Briano. Esce Bova e salva tutto. Esce Bova, colpisce Briano e l'arbitro decreta un calcio di rigore. Clamoroso, all'87esimo minuto, calcio di rigore in favore della Spotornese. Va la battuta Ferrotti. Buco clamoroso nella difesa del Savona dove è rimasto con solo due effettivi. Intelligente la palla di Ferrotti per Briano, anzi no, calcia Fabretti ex del Quiliano. Fabretti alla battuta. E fa gol. Fabretti fa gol, 87esimo minuto, Savona 0, Spotornese 1. Sicuramente posso dire che è un risultato ingiusto, diciamola così, perché è una classica partita da 0-0, però giustamente a vedere di qua subito non sembrava, ma in effetti il portiere ha cercato di coprire la palla, c'è stato un tocco di Briano che avrebbe saltato il portiere, nello slancio il portiere l'ha colpito e chiaramente è stato assegnato il calcio di rigore. Non ho visto se il portiere è stato ammonito, ma in teoria ci stava anche la munizione. Savona riparte e non riesce ad imbottare l'azione, prestati da Ferrotti che è da tutte le parti, anche Briano da tutte le parti, anzi numero 18 appena entrato. Calcio di punizione, butta via il pallone il numero 16 Chessa, l'arbitro non dice niente. Palla lunga per Kerkes che la stoppa veramente male. Onnipresente Briano a prendersi anche questo pallone. Questo è un fallo veramente inventato perché non è stato toccato da nessuno. Ricordiamo nel primo tempo che praticamente una cosa simile l'aveva fatta Beani e l'arbitro giustamente non gli aveva dato il fallo, aveva dato quella punizione perché aveva toccato la palla con le mani. Qua è successa la stessa cosa ma molto più evidente e questa volta l'arbitro ha concesso il calcio di punizione in favore della Spotornese. Adesso invece vediamo come in Serie A e come nelle coppe una squadra in vantaggio e qualcheduno c'ha sempre male da qualche parte. Tanto l'arbitro in questo momento, deve ancora scadere il 90esimo, dice 5 minuti di recupero. Oh,
Vediamo 5 minuti di recupero come saranno distribuiti dall'arbitro, perché siamo già 15 secondi oltre, quindi in teoria dovrebbe essere una cosa diversa. Con tutta la calma del mondo Cotornese alla battuta col solito Giussi, Orcino, Kerkes la allontana e la riprende Rappetti, prova ad andare via in contropiede, se la fa fregare l'avversario, palla fuori. Va la battuta con le mani, Barone, dopo un rimpallo la riprende, Calcagno se la fa soffiare, ancora una volta Perotti guadagna la rimessa laterale, ritorna il pallone in campo, pallone per Sueta che la mette fuori, colpisce male e la prende fuori, va la battuta Kerkes, Ferrizzo, Mancello dalla parte opposta, pallone da rincorrere, palla in mezzo, la mette giù a Picella che si è portato in avanti, fa partire un buon tiro che non sorprende sicuramente Filippi, che in due tempi la fa sua. E sono già due i minuti trascorsi di recupero. Filippi, come al solito, lunghissima per Perotti. Perotti non riesce a controllare la palla fuori. Apicella, tocco di mano di un giocatore spotonese. Vantaggio Rizzo Kerkes. Kerkes non salta l'uomo. La prende Sueta, la riprende Kerkes. Non si sa cosa vuol fare e la riperde ancora Mancello, Rizzo in corvaia, la spara in mezzo per Ndiaye, la prende Rappetti, Ndiaye ancora, la mette per Kerkes che fa un cross mollo dove Filippi la fa sua. E questa volta gioca palla su Sueta che si era allargato sulla destra. Sueta che la mette in fallo laterale. Ancora Fancello. Fancello per Barone. Barone la larga per Kerkes. Stavolta la mette in mezzo. Colpisce Cosentino in mezzo all'area di rigore. Ndiaye la va a recuperare dalla parte opposta. La rimette in mezzo. Pallone contratto. Pallone passato dietro, malamente, ma Fancello con la sua solita grinta la fa sua, l'appoggia forte a Ndiaye, no, la mette in mezzo, calcio d'angolo, 94esimo minuto quasi, potrebbe essere una delle ultime opportunità per riuscire a buttarla dentro, calcio d'angolo di Panucci, in mezzo, la sventa un difensore, riparte pericolosamente, questo mi permetto di dire che è un gesto veramente di sportività non indifferente da parte del giocatore della Spotornese, perché potevano partire in 3-2. Chiesa si è fermato, ha visto il giocatore Savona che era rimasto a terra e ha messo il pallone fuori, e devo dire bravo Chiesa. Situazioni che si vedono poco sui campi di calcio, ma io voglio rimarcare questa cosa in una partita dove non c'è stata assolutamente cattiveria, una partita combattuta un po' in tutte le maniere, ma senza cattiveria, una palla, ripeto, che poteva portare la Spotornese al raddoppio, che l'ha voluta mettere in rimessa laterale, e questo gesto qua è solo da applaudire. Riparte Savona con Fancello.
Ma c'è lo Ndiaye, Ndiaye che non va incontro alla palla, se la fa fregare l'avversario. Pallone per Boba. Non la prende prima del rimbalzo Kerr, che se la fa finire fuori, non si possono farti errori. E l'arbitro fischia alla fine. Città di Savona 0, Spotornese 1. Brutta, brutta, brutta partita. Sicuramente il risultato premia più ancora dei propri meriti i giocatori della Spotornese, però c'è da dire che abbiamo visto un brutto Savona. Un brutto Savona che subisce forse più del dovuto il risultato. Siamo giunti alla fine. Vedremo se riusciremo a fare qualche intervista. Comunque qua da Aquiliano non ci spostiamo per fare il saluto finale con la mia inquadratura, perché siamo impossibilitati, e concludiamo con i tifosi del Città di Savona. Savona che anche al 97° minuto incitano i propri ragazzi. Termina la partita, Città di Savona 0 Spotornese 1, e se riusciamo ci sentiremo tra poco. Ciao a tutti.